Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Presidente dell'associazione culturale Anca Lau si va in Alta Langa come ogni mercoledì grazie a Visit Langhe e Monferrato, a Bosia per l'esattezza. Silvio, buongiorno, benvenuto su GRP. Buongiorno, benvenuto, grazie. Allora, Anca Lau, cosa vuol dire? Che parola è? Anca Lau è un derivato di ancalese. Ancalese in piemontese vuol dire osare, e Anca Lau è uno che osa. Questa parola si giunge intanto dai vocabolari di piemontese, latino, francese e italiano che esistevano già nell'Ottocento, ma poi anche dalla tradizione che vuole che Bosia sia un paese che è stato ricostruito perché un franamento orribile nel Settecento lo distrusse completamente, e venne ricostruito con grande energia e furore di braccio dagli abitanti in una zona più solida, ma anche fuori dall'asse stradale. Questo può anche spiegare il fatto sia che i bosiesi siano considerati ancalau, perché è gente che si è rifatta una vita da zero, e sia che il paese sia meno conosciuto, anche se oggi lo è un po' di più, grazie proprio a questa iniziativa di Premio Anca Lau, perché ovviamente si trova fuori dall'asse stradale e quindi non ci si passa se non per volerci andare. Poco fa fuori onda mi diceva: Bosia fino a qualche anno fa probabilmente non lo trovavi neanche nelle mappe stradali, invece sì, adesso... Prego, no? Anche perché per un certo periodo, durante il fascismo, non so se la cosa abbia relazione, venne accorpato un altro comune, e quindi probabilmente la produzione di mappe stradali eccetera non ha più tenuto conto di questa. Dopodiché, dopo la guerra, venne di nuovo reso autonomo, e quindi, però io stesso ho avuto molto spesso su mappe turistiche l'occasione di notare che non c'eravamo proprio. Ma che lezione di storia, Silvio, che ci sta facendo quest'oggi. Tra l'altro, Anca Lau è questa bella storia, ma è anche un premio che vuole incentivare i giovani, perché si parla di start-up, giusto? Correttamente, sì. Questo è il cuore di una giornata e mezza di eventi. Ormai è divenuto una kermesse, ma sempre un pochettino incentrata sul tema dell'osare, dell'intraprendere, via dicendo. Il momento più importante è alle 17 di domenica 19 giugno, il premio delle startup dei giovani da 18 a 35 anni, dove vengono selezionate su una notevole massa e anche sempre più qualitativa da un punto di vista tecnico di progetti di impresa dei giovani, 5 finalisti i quali si sfidano. La parola è dura, ma di fatto poi nascono spesso delle collaborazioni, delle amicizie tra di loro, perché uno solo vince. Certo. E hanno 8 minuti per esporre il loro progetto, vengono allenati a farlo con efficacia preventiva, ed è naturalmente anche un grande spettacolo. Ma che progetti ci saranno? Ovviamente stiamo parlando di questa... Ma qualche anticipazione è stata data dalla rivista Idea. Direi che spaziano in settori molto diversi, quindi anche una decisione non facile per la giuria, che è presieduta da Oscar Farinetti. Ok. Che cito non a caso, perché è certamente uno che crede nelle innovazioni, ecco. Sì, e poi un mentore di questo premio, un appassionato dell'Alta Langa e via dicendo. Quindi l'abbiamo a fianco da sempre. Non voglio adesso tirare tutto l'elenco degli sponsor, ma siamo molto fieri dei partner che abbiamo: Banca d'Alba, in primis, la rivista Idea, la stampa. Questo vuol dire che sempre più persone credono nei giovani e nelle loro idee. Anca Lau, mi piace questa parola, io la saluterei così, con questo che diventa un motto praticamente. Silvio, grazie, sì, per essere stato con noi in questo pomeriggio. Molto piacere, venite, penso che sia posto per tutti. Questa domenica 19 di giugno, altrimenti anche sulla pagina Facebook del premio Anca Lau. Naturale. Trovate tutto ovviamente su premioancalau.it. E certo. Grazie Silvio, è stato un piacere. Ovviamente grazie a Visit Langhe e Monferrato, con cui rinnoviamo l'appuntamento ogni mercoledì. GRP.